Il tema spaziale è davvero un tema multidisciplinare e per fare questo, per organizzare questo congresso, sono stati coinvolti ben 11 dipartimenti dell'università di tutte le discipline, coinvolgendo la maggior parte delle discipline, non solo quelle che noi generalmente pensiamo siano collegate allo spazio, quindi ingegneria, astrofisica, eccetera. E lo spirito con cui è nato questo congresso è proprio perché nell'ambito di quello che è il messaggio degli 800 anni dell'Università di Padova, il ruolo, terza missione, il ruolo sociale che deve avere, l'Università, per poter diffondere all'esterno delle mura accademiche, la conoscenza, la ricerca, quello che viene svolto, nei nostri, laboratori. Quindi, diciamo proprio questo aspetto di incontro dell'Università, con, le persone che sono al di fuori, con la nostra città, con anche il comune di Padova. Ecco, questo vuole essere il messaggio di questo congresso, un incontro dell'università con la popolazione. Diciamo che c'è anche un taglio di un risvolto delle ricerche dello spazio nella vita di ogni giorno. Penso che un esempio ideale potrebbe essere la tuta che noi abbiamo esposto qui al cortile antico del Bo, che è la tuta biosuite dell'azienda dainese, che ha prodotto di recente proprio per consentire un maggior movimento agli astronauti. Ed è una tuta che ci fa pensare quindi a un nuovo futuro di questo elemento, non più la tuta come un qualche cosa che ci fa pensare all'esplorazione degli astronauti o anche in qualche modo anche con un po' di timore a quello che può succedere con questi viaggi spaziali. In realtà questo aspetto di questa tuta, così che la vediamo qui di nuova generazione, ci fa pensare proprio che il futuro dello spazio è tra di noi. Noi e queste tute in pratica saranno indossate da tantissime persone che in un futuro anche molto vicino, 2025, andranno a lavorare nello spazio. Prima di tutto parliamo di Padova e spazio, sono veramente sinonimi. L'Università di Padova ha una tradizione di eccellenza, a parte storica, ovviamente quando parliamo di Galileo, di Copernico, ma più recentemente, proprio nell'era spaziale, Padova ha da subito collaborato con i grandi nomi dell'università alle missioni, soprattutto di esplorazione del nostro sistema solare, poi anche contribuendo alle missioni umane in orbita. Quindi è più tutta una serie di capacità incredibili di sviluppo tecnologico, quindi è un ateneo dove si forma veramente l'eccellenza italiana in questo settore. Per questo motivo, vivendo adesso l'Italia e il mondo in generale un rinascimento delle attività spaziali, io direi che il modo migliore per affacciarsi a questo settore, sia per chi ce l'ha, come è stato il mio caso, nel sangue fin da bambino, sia chi si incuriosisca e venga conquistato da questo settore, è quello di avviarsi innanzitutto agli studi in un'università di eccellenza, e chiaramente Padova è una di queste, sicuramente un riferimento in Italia.